Ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata di The Tile Show, il programma di Imola Ceramica ideato per presentarvi le nuovissime collezioni del 2022. Io sono Diletta e oggi qui con me c'è Gianpaolo Acerbi, Corporate Chief Sales Officer di Imola. Ciao Gianpaolo. Ciao Diletta. Come va? Sei pronto? Sì, abbastanza. Direi che possiamo partire. Ecco, poi questo studio è bello, oggi particolarmente mi piace, cambia ogni volta. Sì, davvero nuovo e sicuramente di grande impatto. Come vuoi di Imola, insomma. Ma a proposito di novità, so che oggi ci presenterai The Rock Collection e intuisco segmento pietra. Esattamente. Guarda, l'effetto pietra è un segmento molto importante per il nostro mercato. Il look pietra è stato interpretato in tantissimi modi. Tanto che per molti è diventato quasi impossibile pensare di innovarlo ulteriormente. E voi avete dovuto pensare a proporre qualcosa di nuovo, per questo nasce The Rock Collection, giusto? Sì, in sostanza abbiamo cercato di creare qualcosa di nuovo in questo segmento già molto saturo. E abbiamo pensato a un contenitore di prodotti effetto pietra, appunto, con caratteristiche estetiche molto innovative. Un contenitore che avremmo potuto estendere, allargare nel corso degli anni. Un po' come abbiamo fatto con la collezione The Room, nel segmento dei look marmo, con la quale abbiamo ottenuto risultati davvero eccezionali. E quali sono allora le caratteristiche di questa collezione? Diciamo che la variabilità grafica e la finitura di superficie sono i punti di forza di questa collezione. In particolare siamo riusciti a far combaciare perfettamente una struttura leggera con la grafica, ottenendo una superficie gradevolmente morbida al tatto, ma anche molto profonda, proprio come la pietra naturale. Wow! E come avete lavorato sui formati? Sono quattro formati in spessore 6.5 mm, abbiamo ovviamente la lastra in 120-260 e poi il 120-120, 60-120 e 60-60. Poi per l'outdoor abbiamo pensato a una proposta in 90x90 in spessore 20 mm. È una vasta gamma, insomma. Ma una domanda mi sorge spontanea. In natura la pietra può essere lavorata in queste dimensioni? Questo è il grande vantaggio della ceramica. La possibilità di riprodurre molto fedelmente, anzi in alcuni casi migliorare addirittura il look della pietra naturale e proporre formati nei quali la pietra naturale non può essere così facilmente lavorata. E poi aprire ogni tipo di utilizzo, sia da pavimento che da rivestimento, e in ogni contesto, sia residenziale che commerciale. Con The Rock possiamo fare tutto questo. È fantastico, ma rispetto alle tipologie di pietra, avete strutturato un ventaglio interessante? Sì, abbiamo ricercato intanto un look elegante, assolutamente non rustico. Ci siamo ispirati a cinque tipologie di pietra differenti, con colori che vanno dai classici toni grigi fino a inediti toni naturali, per proporre al mercato sicuramente qualcosa di innovativo. Mi sembra di intuire che quindi questa collezione ci permetta di avere spazi eleganti con lo stesso look indoor-outdoor, quindi sia una soluzione ottimale. Sì, esattamente. The Rock è una grande opportunità, si presta a molteplici utilizzi ed è anche un concept in continua evoluzione, in aggiornamento ogni anno. E poi una pietra in formato lastra, pensiamo sia una proposta che sarà molto apprezzata dalla nostra clientela migliore. Questo studio del prodotto, questa collezione mi hanno davvero colpita. Grazie Gianpaolo per essere stato qui, è stato davvero un piacere. Grazie a te Diletta. Grazie a tutti voi per essere stati qui, per averci seguito e vi aspetto alla prossima puntata. Non mancate!